Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese. Io ve lo dico, ho già l'acquolina ancora prima di incominciare. Oggi prepareremo gli gnocchi alla sorrentina. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono uno dei vassoi che abbiamo preparato nella ricetta precedente. Vi lascio il link nel box descrizioni per andare a vederla. Ci serviranno 400 g di passata di pomodoro, basilico a volontà, due spicchi di aglio non tanto grandi, olio, sale, pepe a piacere e infine una mozzarella del peso di circa 100 grammi. Io non vedo l'ora di incominciare, infatti l'acqua sta per venire a bollire. Andiamo ai fornelli. In questa casseruola ho fatto insaporire da freddo l'aglio insieme all'olio che è arrivato a temperatura, l'aglio è ben dorato, è arrivato il momento di aggiungere il pomodoro. Un goccio d'acqua calda, appena appena, non tanta che non serve, sale, un pizzico abbondante, il basilico come se piovesse, spezzettate qualche foglia così che si insaporisca bene e diamo una mescolata. Facciamolo insaporire bene, giusto il tempo che cuociano anche i nostri gnocchi. In realtà il sugo non deve restringersi, deve rimanere un po' lento perché poi andrà a insaporire tutti i nostri gnocchi, andrà in forno e si restringerà e gli gnocchi stessi, scusate, assorbiranno bene tutto il condimento. Lo lasciamo andare un 5-10 minuti, giusto il tempo che cuociamo anche gli gnocchi e a fra poco. Ho messo un po' di sugo nella teglia che andrà in forno, la metto un attimo da parte. La stessa cosa in questa ciotola dove andremo poi a condire i nostri gnocchi prima di metterli in teglia. Accendete il grill del vostro forno a 250 gradi, l'acqua bolle, andiamola a salare. E andiamo a cuocere i nostri gnocchi. Inutile dirvi che appena verranno a galla saranno prontissimi. Io do una leggera rimestata appena appena, non li tocco proprio, non resta che attendere. A mano che gli gnocchi vengono a galla io li scolo direttamente nella ciotola e vado a condire con un po' di sugo. Non li smuovo neanche più di tanto perché gli gnocchi di patate sono delicatissimi. Eccoli qua. Spengo il gas, finisco di condire con il sugo rimanente. Giro delicatamente e poi li trasferisco nella teglia. Ho messo gli gnocchi di patate pronti nella teglia. L'ultimo passaggio che rimane da fare è ingolosirli ancora di più con la mozzarella che ho tagliato a cubetti. Mettetela tutta attorno. E questa adesso va in forno sotto al grill a 250 gradi per 5-6 minuti, deve formarsi una crosticina, sciogliersi la mozzarella e io non vedo l'ora di mangiarli. Ragazzi, c'è un profumo che inonda questa cucina che non vi so dire. La mozzarella, come vedete, si è sciolta completamente. Il grill ha creato una crosticina sulla superficie e questi gnocchi devono essere solo mangiati. Io corro a mangiarli perché questi vanno mangiati caldi, fumanti e filanti soprattutto. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta. Se la rifate anche voi, aspetto le vostre foto e non vi perdete tutte le altre tantissime ricette presenti sul canale di Cucina con Agnese. Ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito
www.cucinaconagnese.it.